Ciao raga, oggi siamo a Mondelli, posto mai stato, proseguiamo per un sentiero e man mano andiamo avanti, vi spieghiamo. Ma che spettacolo! Stabiloli ma con ore 3. Che spettacolo! A dopo! Eccoci arrivati all'Alpe Motto. 1550 metri. Fantastico, alpeggio un po' ormai distrutto. A questo pianeta, Sì. tanto bene. Oh, adesso proseguiamo e vediamo, non so dove arriviamo. Qui dice l'Alpe Colla. 4 ore 15 e Passo di due Larecce ore 4 ore. Mondelli 20 minuti, Alpe Motto 1548. Ok, a dopo. Siamo sul sentiero per l'Alpe Colla, a circa 2000 metri. Sono un'ora e mezza, un'ora e quarto, no, un'ora e mezza, un'ora e tre quarti che camminiamo sul sentiero bellissimo, non impegnativo. Ciaone, spettacolo spettacolo dello tante spettacolo. cartoline, ogni foto una cartolina. Spettacolo dello spettacolo. E là dietro Sua Maestà che spunta rosa. Io vedo anche un'altezza. Bellissimo. A dopo. Ciao raga, siamo arrivati all'Alpe Colla, ma non vi dico La da mozzafiato. mozzafiato, è un'Alpe stupenda, è una cosa. Cosa si apre? Mamma mia, che spettacolo! Duemila metri. Sì. Ci sono tante bike. Sì, ma se vai alla cappelletta. Mamma Guarda mia, sulla che destra. spettacolo! Guarda sulla destra. Non si può spiegare, bisogna solo venire qua. Dobbiamo ringraziare il raga, il boccia. Dobbiamo ringraziare il boccia. Il nostro amico Simone che Ci ha dato la ci ha dritta. dato la dritta, ci ha incitato. Da qui si
vaporosa. Alte la colla. Adesso lasciamo l'Alpe Colla e ci dirigiamo verso l'Alpe Cortenero. Il panorama è sempre superbo. Il sentiero facile è sempre ben visibile. Diciamo che sta venendo fuori una bella escursione, adatta a tutti. Va che bello. Che bello che è sto Alpe. Raga, che panorama. Adesso proseguiamo di qua verso l'Alpe Cortenero. A dopo. Stiamo sempre andando all'Alpe Cortenero. Qui c'è un bel vedere che è qualcosa di spettacolare. Là sotto si vede l'Alpe Colla in tutta la sua bellezza. Qua si vede tutta la catena. E il rosa, sempre lì davanti, bellissimo, spettacolare, ha pure nevicato di fresco questi giorni, e qua si vede tutto un pezzo della catena della Valle Anzasca, si sente anche il fresco, e qua si vede la Maria, ciaone, là si vede l'Alpe Cortenero, che in realtà non si vede, perché è mimetizzata, completamente mimetizzata. Adesso qua siamo entrati nella valle dell'Alpe Cortenero e cambia completamente panorama, anche se il rosa appare sempre lì dietro. Adesso è coperto da questo larice qua. A dopo. Ecco l'Alpe Cortenero in lontananza, manca ancora un pochino per arrivare, e cambia completamente l'aspetto della valle. Più che Cortenero, Corte Grigio. Ci siamo. A dopo. Bel muretto con la sua bella sorgente. Qui avevano acqua in abbondanza. E l'Alpe è là, nascosta. Ci avviciniamo sempre di più all'Alpe Cortenero, che è là.
Sì, tutto un muro a secco che fa passare le bestie. Era ricco, è ricco di sorgenti, ma che roba? Che valle? Ecco lì il muro di sostegno. Oh, sembra una mano. Ma come va giù? E l'Alpe lì, ci siamo. A dopo. Eccoci arrivati all'Alpe Cortenero. Ciaone. Tutti i tetti con le pie con i sassi, con piccole pietrone. Che roba, con le piode, va? L'unica cosa brutta sono queste pietre del cazzo che qua fanno una paura a noi adesso. Da quando abbiamo avuto l'incidente in montagna con le pietre qui, non sono più gradite. C'è una bella scritta lì. E adesso arrivo. 1738. Arrivo. Adesso andiamo. Andiamo avanti a visitarlo perché era grosso come alpeggio, molto particolare. Questo era il rifugio Bivacco Longa, Alpe Cortenera 2036, Cai di Macugnaga. Ma è molto particolare, 2000 metri, insomma, non era un alpeggio qualunque. No.
perché era grosso, disposto su questo grosso pianoro con sopra con sempre pericolo costante. Sì, è un alpeggio tipico, strano. Non l'abbiamo mai visto. Sì, poi a 2000 e passa metri. Che Ma è enorme, grosso. roba, ma quante? Guarda se c'è qualche scritta. E dietro sempre maestoso il rosa. Oggi è una giornata spettacolare. Ecco, qui lo si vede bene, più o meno siamo in mezzo all'Alpe, e lì tutta quella pietraia che sovrasta questo Alpe. Sì? È lungo, grosso. Era parecchio caricato. Avevano la sorgente vicino a casa. Eccola qua. Che bella. Se andiamo avanti a vedere l'altro pezzo. Qua c'è. L'Alpe della Pietra, comune di Ceppo Morelli. Cosa ti sei Ecco il detto Masso prima? Coppellato. Ci siamo passati sopra. Ormai è rimasto poco. Qui c'è la cappelletta. Alcune sono ancora ben strutturate, bene, e le altre sono, tante sono distrutte. Quella lì è bellissima. Questa è molto Quella bella. lì indica i laghi, indica laghi, Sì. Sono 1871. tutte vecchie. Alpe Cortenero. Questa è sempre l'Alpe Cortenero vista da sotto. Siamo andati a cercare il Sasso Coppellato, ma non abbiamo visto una mazza qua. Anzi, è anche pericoloso. Ma appena sotto la sorgente, magari l'altra. Vabbè, adesso ci prepariamo per andare. Scovato l'altro Masso Coppellato, vedo dei buchi, antichissimo, si sentono i 2000 metri, adesso si torna. Vedi, qua c'è un'altra coppella. La sorgente. Avevano la sorgente in casa qua. Sì.
si ritorna. Alla prossima! Eccoci di ritorno all'Alpe Colla. Eccola lì, bellissima. E poi dopo una picchiata giù a, come si chiama il paese, a Mondelli. A dopo. Ci vediamo quando attraversiamo l'alpeggio. Eccoci tornati all'Alpe Colla. Che spettacolo! E adesso in picchiata giù a, boh, non mi viene il nome. A? Sì. C'è Pomorelli, insomma, giù di lì. Lo so. Non mi viene il nome. Mandelli. Mondelli. Che bello il cammino, eh? Sì? Eccoci. Adesso giù in picchiata. Eccoci arrivati di nuovo a Mondelli, il trekking è finito. Un grazie all'amico Simone per la dritta. È stata veramente una bella gita. Sentiero facile, ben segnato, panorami mozzafiato. Non c'è mai pericolo. Veramente un bel giro. Beh, bisogna farsi 1200 metri di dislivello, ma ne vale la pena. Ciao raga!